Salve ragazzi, bentornati su Crash Bandicoot in Centrale. Oggi siamo arrivati a Town Time. Iniziamo questa nuova parte di un giorno nuovo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Dingo Doyle. Uka Uka e Cortex mi hanno chiesto di trovare i cristalli dispersi nell'era glaciale. Quindi, fuori il malloppo o vi faccio arrosto. Che fatti bene comunque. Qui siamo tipo in Egitto. Ma tipo. Quasi scivola. E che fai, mannaggia? Faccio una scivolata e salto e mi fa questo. Cioè, iniziamo bene. Crash che twerka. Io questo ho fatto. Vabbè, dai. Sembrano soli. E lì su. Vediamo se riesco così, se no. Cazzi. Rischiato. Ma io lì posso andare. Cioè si dovrebbe andare con la corsa, però col metodo mio infallibile del super salto. Vaffanculo, ho fatto sta minchiata una volta. Se non penso mi riesce. Come è fatto? E mi è uscito. Ok, ci aspetta l'ultimo livello e poi il boss, secondo boss. Il vortice temporale, che poi il secondo boss c'è un metodo per ucciderlo più in fretta. È più facile il modo. Sempre utilizzando quella mia mossa speciale. Ma
aspetta, questo era il livello 9, quindi 10, che consiste nella corsa di Coco. Midnight Run. Run. Mezzanotte. Corsa di mezzanotte. Ecco il tigrotto contento. Cioè questo non lo potevi fare nel gioco vecchio. Essendo che hanno integrato poco come anche personaggio principale di Crash nei primi tre capitoli. E io dico che quando finisci con Coco Crash 1 si dà il bacio con quella del primo. Ehi, iniziamo bene? È il drago? Ah, c'è qua. Che culo. Lo sapevo io. È stato troppo forte. Succede qua. Checkpoint. Non l'ho preso. È mio. Purchetta. Cioè riuscito a non cadere, ma non ho preso il cristallo. Non è piano. Oh. E ce l'abbiamo fatta. Ok, affrontiamo il boss. Caricamiando. Andiamo. Dingo Dide. Adesso sì che siete nei guai. Quei cristalli sono miei. Vediamo. Passatemi il sale. Oggi carne arrosto. Allora, vediamo se funziona. Ecco. Ma quanto è semplice la vita. Allora basta fare quel super salto verso di lui. Aspettare che... L'avevo fatto. Mi ha preso il suo cazzo di raggio. La dovete fare scivolata con salto e rotazione. Stessa cosa all'indietro, così insieme, il salto insieme alla rotazione, e dovrebbe permettere a Crash di fare un salto super in modo da superare tutti questi ostacoli, perché il modo per farlo se no semplicemente dobbiamo aspettare che lui li distrugge sparando verso di noi, se non ricordo male. Ecco, questo qua. Ma siccome ce l'abbiamo fatta con molta semplicità in questo modo. Mi hai battuto. Nessun problema. Presto avrai altro di cui preoccuparti. Sbloccato. Doppio salto.
era ora. Almeno qualcosa di utile. Ci può servire molto. Chissà se funziona con il super vortice a salto. Cioè faccio il vortice salto e poi risalto. Andiamo ancora più in alto. Ok, andiamo. Sì, funziona, cazzo. Vediamo. Funziona. Minchia, andiamo in alto chissà dove. Undicesimo livello. Certo che per una coppia di palle di pelo non ve la cavate male. Sono il dottor Nefarius Tropi, padrone del tempo e creatore di questo vortice temporale. Uka Uka e il dottor Cortex mi hanno inviato per mettere fine a questa farsa. Quei cristalli resteranno qui con me. Potete scommetterci. Diciamo a lui il protagonista del terzo capitolo, anche se non è che conta chissà quanto. Eppure è facile da battere. Ok, perché va lento? Non è impressionante. Ma sempre in questi livelli va tipo un po' scatti, ma lui non si nota di me. Se ci vogliono copiare. Vai. Ti crashi. Ah, qui abbiamo il nostro amato dinosauro veloce. È il doppio salto, no? No, non lo abbandono. Poi diciamo è la prima volta che possiamo controllare un oggetto, cioè un animale, senza dover... cioè possiamo muoverci come vogliamo, mentre prima c'era l'orso, il cinghiale che andavano sempre diritti e noi dovevamo solo evitare gli ostacoli, tipo il gioco da cellulare. E che cazzo sto prendendo? Ho visto una cosa. Bonus. E no, non parlo più. Porca sfiga. E dai. Ma proprio lì devi saltare, maledetto.
pure a 15 minuti di vita, devo fermarmi. Quindi resta a superare sto livello. E dai! Ma non era così quello che volevo. Cioè qui basta che tocchi un attimo il bordo, non dico il fuoco. E non muori. Ecco. Vediamo cosa ci aspetta nella prossima parte. Il vortice temporale. E dai. Allora. Sì. Questo è il livello 11, poi abbiamo livello 12. Sott'acqua, che palle. Poi vabbè, qui cos'è? Arabe. Forza con la moto. E poi un semplice livello come il livello 1. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao.